Buonasera, un cordiale bentrovati ai telespettatori per l'edizione della sera del TG6. Apriamo questa edizione parlando della Teate Servizi perché è ormai ufficiale, il liquidatore della partecipata del Comune sarà Luca Di Iorio. La decisione è arrivata al termine di un lungo vertice questa mattina a Palazzo Carafa a Chieti Scalo per decidere la sorta appunto di Teate Servizi che gestisce la riscossione della Tari, i servizi cimiteriali e la gestione delle soste a pagamento. Grazie al lavoro svolto da alcuni professionisti siamo riusciti a garantire una strada che potrà garantire la continuità aziendale nonostante le mancate informazioni che il vecchio organo di amministrazione avrebbe voluto rendere al Comune e che invece non ha mai voluto condividere fin qui. Queste le parole del sindaco, ma sentiamolo nell'intervista. Salvare Teate Servizi si può. Dopo 3 ore di assemblea è stato nominato come socio unico il liquidatore. Sarà Luca Di Iorio, già revisore in comune ai tempi della giunta Ricci, a risanare la società partecipata del comune di Chieti, Teate Servizi, per la quale è stata imposta la liquidazione dall'amministratore unico Massimo Marchetti. Il comune, la mia amministrazione, dà il compito anche di portare al risanamento in bonis la società attraverso un piano concordatario in continuità ovviamente di lavoro. In primis ci saranno da ripianare le perdite per 409.000 euro e poi tutelare i 37 dipendenti. Siamo positivi. Evidentemente c'è stato un piccolo problema, passiamo allora al bollettino del Covid-19, aumentano i positivi al Covid-19, sono 2.900 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 2.317 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e tamponi antigenici è pari al 14,56%. In rapido aumento si registra per i ricoveri sia per quanto riguarda l'area medica che per le terapie intensive. 3 i decessi recenti e il bilancio delle vittime sale purtroppo così a 3.115 decessi. Gli attualmente positivi sono 42.625, 323 pazienti, un più 14, sono ricoverati in ospedale in area medica e 15 in terapia intensiva. I 3 decessi sono avvenuti uno in provincia di Chieti e 2 in provincia dell'Aquila. Il totale dei casi accertati dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale così a 324.619 casi. L'Abruzzo parteciperà al Vinitaly dal 10 al 13 aprile. Illustrata la partecipazione della nostra regione al Vinitaly, la più importante manifestazione fieristica internazionale dedicata al vino in Italia, che si svolge come sempre a Verona, in programma dal 10 al 23 aprile. 50 le aziende vitivinicole abruzzesi presenti. Verranno celebrati anche i 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo. Paolo Renzetti. Assessore, mai come questa volta l'edizione di quest'anno del Vinitaly assume una grande importanza dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di stop, si torna a parlare di vino abruzzese anche con importanti traguardi da raggiungere. Assolutamente sì, si riparte, l'Abruzzo si presenta al Vinitaly in grandissimo stile, sarà un'edizione questa che dal 10 al 13 di aprile dove andremo a portare i 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo con una verticale storica particolarissima. Saremo lì a presentare i successi sui mercati che ha avuto il nostro vino, saremo lì a presentare il modello Abruzzo, che è la vera svolta epocale del mondo del vino abruzzese, che ha introdotto con nuovi disciplinari tutta una serie di opportunità. Saremo lì con l'enoteca regionale con oltre 300 etichette, dove faremo tutta una serie di testing e dove incontreremo buyer internazionali di vario livello. Ci saranno dei corner legati all'enoturismo, dei corner legati alle esperienze, diciamo così, ai modelli esperienziali del vino, insomma, quindi avvicinando i territori a quelle che sono le peculiarità, e soprattutto saremo lì a esaltare questo nuovo modello Abruzzo che unisce i territori sotto un'unica forza che è l'Abruzzo. Abbiamo chiuso il 2021 con numeri positivi nonostante il Covid e siamo ripartiti nel 2022 con più 25% nei primi 2 mesi, che ci fanno ben sperare.
chiare e ci proiettano anche verso quello che negli ultimi mesi abbiamo tutti chiamato ormai modello Abruzzo e che al Vinitaly cercheremo già di introdurre anche attraverso una rappresentazione territoriale all'interno del padiglione 12, dove le 50 e oltre aziende che abbiamo nell'area consortile sono divise nei territori che poi fanno parte del modello Abruzzo. Ricorrono 50 anni dalla nascita della denominazione del Trebbiano d'Abruzzo DOC, un grande vino, una grande storia che per quel che riguarda l'Abruzzo è stato fondamentale nel corso di questi anni e che vogliamo ancora di più venga rilanciato, perché il nostro Trebbiano è un Trebbiano speciale e lo faremo con una degustazione di una verticale storica con vini che a partire dal 1973 addirittura arriveranno fino ai giorni nostri. Medico di base per il senza dimora, è questa la proposta di legge presentata dal Partito Democratico in Regione Abruzzo. Per il PD con questa legge si sanerebbe l'ingiustizia secondo la quale se si perde la casa si perde anche la residenza e di conseguenza anche l'assistenza medica. Tania Bonici Castelli. Riconoscere ai cittadini italiani senza dimora, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali e di effettuare la scelta del medico di medicina generale. E questo è il contenuto della proposta di legge presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico e illustrata da Dino Pepe. Proposta che permette inoltre una diminuzione dei costi a carico del sistema sanitario regionale. Oltre 60.000 cittadini italiani non hanno l'assistenza sanitaria di base, cioè non hanno il proprio medico di famiglia. Per questa ragione abbiamo presentato una proposta di legge a livello regionale, dopo l'esperienza positiva dell'Emilia Romagna e delle Puglie, per consentire ai senza fissa dimora, parliamo di cittadini italiani, il medico di famiglia. Così facendo possiamo anche risparmiare circa la spesa, anche perché queste persone sono costrette a ricorrere al pronto soccorso e in media una prestazione di pronto soccorso costa 350 euro, invece il medico di famiglia a livello annuale costa dai 60 agli 80 euro. Da questo punto di vista la proposta di legge è un atto di civiltà e di rispetto verso i cittadini italiani che purtroppo ad oggi senza la residenza non hanno questi fondamentali diritti. In Regione Abruzzo saranno qualche centinaia le persone senza fissa dimora, cioè senza la residenza. Per questa ragione la proposta di legge stabilisce che sarà la giunta regionale a definire il percorso di iscrizione di queste persone attraverso i servizi sociali dei nostri comuni. Voltiamo pagina, ora parliamo di sicurezza in montagna. All'Aquila parte la campagna di sensibilizzazione mercoledì 6 aprile con il convegno Io non ci casco, dedicato proprio alla sicurezza sugli sci. Ospite d'onore Alberto Tomba. Stefano Recanati. Presentato all'Aquila, Io non ci casco, in montagna usa la testa. Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna promossa dall'Assessorato regionale allo sport e dalla Federazione Italiana Sport Invernali. Un momento questo a coronamento dell'impegno nei confronti della sicurezza in montagna attraverso l'istituzione del tavolo della montagna, l'attivazione del sofisticato sistema per il distacco controllato delle valanghe attraverso cariche esplosive e del sonar Recco, entrambi per la prima volta in una regione appenninica, e l'approvazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga. La regione Abruzzo si è caratterizzata in particolar modo negli ultimi tempi come un po' la madre del tavolo per la sicurezza in montagna, come artefice della ricostruzione di una cultura della sicurezza in montagna. Abbiamo avuto delle tragedie sulle nostre montagne che hanno spinto la regione Abruzzo a fare qualcosa. Momento clou della campagna sarà il convegno del prossimo 6 aprile, al quale interverranno tra gli altri il campione del mondo di sci Alberto Tomba. Tra gli argomenti, le principali novità per la sicurezza sulle piste da sci in vigore dal 1 gennaio 2022, come casco per minorenni e multe più salate. Perché fui il primo a usare il casco e i paracolpi sulle piste, anche a costo di essere preso in giro nei primi momenti.
Lo ricordiamo perché è un azzurro che ha portato i colori dell'Italia all'apice della gloria in tutto il mondo. Tomba è un innamorato della neve, è un innamorato dell'Abruzzo, è un innamorato del Gran Sasso. La data scelta è significativa per la città dell'Aquila e ci offre, chiude l'assessore, lo spunto per affrontare il tema della sicurezza che deve essere prioritario per le amministrazioni pubbliche, non solo rispetto agli edifici pubblici, ma anche riguardo alla frequentazione della montagna, dove troppo spesso ci si avventura senza la giusta cultura, preparazione ed equipaggiamento. Due giorni per riscoprire le radici preistoriche dell'alimentazione in Abruzzo. A Chieti, al Museo La Civitella, convegno e degustazione sui cibi nell'età del Neolitico. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti promossi da Musa, l'insieme delle associazioni che curano progetti didattici e si occupano dei servizi museali per la Direzione Regionale dei Musei. Un viaggio nell'alimentazione della preistoria promosso da Musa, il nuovo raggruppamento di associazioni che si occupano di gestire alcuni tra i più importanti siti archeologici, storici e artistici abruzzesi, è stato un modo per riscoprire le radici della storia e della cultura dell'Abruzzo. Il primo di una serie di appuntamenti si è svolto a Chieti, al Museo La Civitella, che per l'occasione è riaperto agli eventi pubblici dopo la fine delle restrizioni. Abbiamo deciso di trattare l'argomento in senso diacronico. Quindi siamo partiti dagli albori, dalla nascita dell'agricoltura e proseguiremo poi nel corso dei prossimi appuntamenti con iniziative dedicate al mondo italico, al mondo romano, al medioevo, all'epoca moderna per arrivare infine ad D'Annunzio, quindi diciamo alla contemporaneità. Siamo una serie di associazioni, ci occupiamo di didattica museale, di percorsi anche rivolti al pubblico turistico e speriamo che con questa diciamo, iniziativa si possa reinaugurare una sorta di frequentazione non più occasionale ma assidua delle nostre strutture. Il linguaggio antico del cibo si è articolato in due momenti, uno dedicato alla conferenza con degustazione sui cibi del Neolitico, l'altro al percorso didattico con la panificazione. Un viaggio iniziatico, possiamo dire, dalle prime faune preistoriche abruzzesi di cui ci ha parlato il geologo Silvano Agostini e poi con Aurelio Manzi, biologo naturalista, abbiamo invece conosciuto le specie vegetali, quelle che ci hanno poi consegnato all'agricoltura e alla rivoluzione neolitica, quindi è stato un percorso che spesso gli archeologi amano fare, cioè dagli inizi per spiegarci anche che cosa siamo diventati. Chieti perde un imprenditore che ha contribuito con il suo lavoro alla crescita della città. Così il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha voluto ricordare l'ingegnere Ulrico De Cesare che si è spento questa mattina all'età di 92 anni. Nonno del vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare, aveva guidato l'omonima azienda edile di famiglia dagli anni 50. Oltre ai tanti palazzi costruiti in tutta Italia e alle prestigiose opere edili, Ulrico De Cesare si era occupato del restauro di Palazzo Torlonia a Roma ed era stato premiato nel 2011 per i 150 anni di attività. La redazione di TV6 esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, al figlio Angelo De Cesare che guida l'azienda di famiglia e al vice sindaco di Chieti Paolo De Cesare. Voltiamo pagina. Inaugurati i nuovi uffici dell'anagrafe protocollo, il municipio di Giulianova accoglierà cittadini e visitatori presentandosi finalmente in una veste moderna. La sua accessibilità sarà incrementata da un ulteriore stallo di sosta per i disabili, posto a breve distanza dal portone, anch'esso restaurato. E vai! Tra le prime cose che ci hanno segnalato quando ci siamo insediati c'era l'ufficio anagrafe che era lasciato nel più totale abbandono con persone in coda in estate col caldo e d'inverno con il freddo sull'androne d'ingresso del municipio che è la casa di tutti i cittadini. Oggi ridiamo dignità quindi non solo ai nostri lavoratori che non smetterò mai di ringraziare, sia quelli che lavorano in ufficio anagrafe ma soprattutto i lavoratori che hanno reso possibile fare in tempi rapidi, perché non ci dimentichiamo che con una pandemia di mezzo, con mille difficoltà, siamo riusciti, e ringrazio l'assessore dei lavori pubblici, Giampiero Di Candido, il presidente del Consiglio Vasanella e tutta la giunta, perché si sono impegnati affinché si realizzasse questo ennesimo obiettivo che ci eravamo posti.
Quindi oggi poniamo le basi, oggi qualcuno si, come possiamo dire, si lamenterà che tagliamo l'ennesimo nastro. Io invece sono contento quando vedo qualsiasi tipo di amministrazione di destra e di sinistra che riesce a portare a casa dei miglioramenti per la propria comunità. Oggi è un miglioramento per la nostra comunità. Al sindaco nel ringraziamento ai dipendenti che per 20-30 anni sono vissuti in uffici che erano veramente degradati. Grazie all'amministrazione poi che ha, come dire, sostenuto queste scelte, ha sostenuto perché sono scelte molte volte anche difficili, nel senso hai dei fondi a disposizione, in città ci sono 1000 luoghi che fanno pressione, 1000 posti in cui c'è necessità di intervenire. Dobbiamo fare delle scelte, era importante dare dignità, come ha detto il sindaco, ai lavoratori. Ogni azienda deve dare dignità ai suoi luoghi di lavoro. E cresce l'attesa a Pescara per l'arrivo del Giro d'Italia di ciclismo. Per la tappa del 17 maggio, la Pescara Iesi, tante le iniziative previste a supporto con il Villaggio Rosa che sarà allestito in piazza Salotto. Fra i testimonial della tappa pescarese anche l'ex vincitore del Giro d'Italia, Stefano Garzelli. Stefano Garzelli è stato il primo a vincere questo trofeo senza fine nel 2000, è sempre bello parlare di Giro d'Italia, parlare di ciclismo, siamo a Pescara che vivrà giorni importanti da questo punto di vista. Beh sì, chiaramente, innanzitutto sono sempre un orgoglio per me avere il primo trofeo senza fine del Giro del 2000, quindi a parte che reputo il trofeo il più bello del mondo per qualsiasi evento sportivo. Pescara sì, tanti ricordi, tante presenze, c'è questa tappa Pescara Iesi, difficile anche da gestire per i big, contrabocchetti, poi comunque il giorno prima si arriva da una tappa difficile, quella del blockhouse, una tappa dura dove sarà il primo spartiacque per la classifica, sarà la nona tappa, quindi sicuramente qui in Abruzzo due tappe veramente molto molto interessanti. Abruzzo, terra di ciclismo, hai ricordato il blockhouse, la tappa di Pescara, c'è grande passione per le due ruote in questa regione? Sì, chiaramente, poi sai, essendo stato diversi anni in una squadra abruzzese, conosco molto bene la passione, il territorio che porta anche a poter fare dei giri fantastici con salite uniche, e quindi posso dire che la passione poi in questi ultimi anni sta crescendo in modo esponenziale, quindi il ciclismo deve anche sfruttare questa grandissima passione che continua da sempre per poter fomentare ancora di più, quindi penso che anche per l'Abruzzo, per Pescara, avere una tappa del Giro d'Italia è una festa, perché il Giro d'Italia è una festa e in più c'è anche un grandissimo evento sportivo. Una festa, il Giro d'Italia resta l'appuntamento più importante in ambito sportivo nel nostro paese. Ma io penso di sì, io dico sempre, io ho corso 18 giri d'Italia, in questi ultimi anni con la Rai ne ho fatti altri 9, quindi questo dovrebbe essere il mio 27esimo giro d'Italia, e sulle strade del giro anche chi non è appassionato di ciclismo è lì alla partenza o all'arrivo o lungo tutti i chilometri del giro, quindi per me è un qualcosa di unico. Quando correvo ti veniva la pelle d'oca solo nel stare lì pedalando, quindi io posso dire che i corridori sono dei privilegiati della vita perché hanno la fortuna di poter essere i protagonisti del Giro d'Italia, di questa grande festa, e poter anche magari qualcuno essere là in maglia rosa nell'ultima tappa con questo trofeo senza fine. E siamo al calcio, Luciano Zauri è il nuovo allenatore del Pescara, per lui contratto di 3 mesi fino al prossimo 30 giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Resta immutato il resto dello staff tecnico biancazzurro. Zauri avrà come vice Cristiano Del Grosso e come preparatore atletico Ermanno Ciotti, che ha già ricoperto il medesimo incarico con Zauri nella primavera biancazzurra e in prima squadra. Ai nostri microfoni il direttore sportivo biancazzurro Luca Matteassi spiega i motivi della scelta. Paolo Renzetti. Direttore, allora sarà Luciano Zauri a guidare il Pescara in queste ultime partite della stagione regolare dei playoff. Come siete arrivati a questa decisione? Siamo arrivati a questa decisione perché volevamo dare una sterzata, volevamo cambiare qualcosa, volevamo portare aria nuova.
Le ultime tre partite, insomma, abbiamo fatto due punti e abbiamo deciso di cambiare con tanto dispiacere, perché quando cambi la colpa poi è sempre di tutti. Chi ci rimette è sempre l'allenatore, lo sappiamo, perché è più facile cambiare una persona che 22-23 giocatori, quindi è andata così. Dispiace tantissimo per il mister, che è una persona vera, un grande lavoratore, un allenatore preparato, però sappiamo, sono cose che possono accadere nel calcio, quindi il presidente mi ha dato la possibilità di parlare con chi volevo, che giustamente gli allenatori che erano liberi, abbiamo deciso di puntare su Zauri adesso. Ho parlato con quattro persone, abbiamo scelto di puntare su Luciano, che qua aveva già fatto bene, una persona seria, una persona che ha tanta fame, tanta voglia di rilanciarsi, e porterà quell'aria nuova, fresca, quella voglia anche ai ragazzi di fare qualcosa in più, no? Anche quelli che magari che giocavano un po' di meno. Quando arriva un allenatore nuovo, di solito tutti si vogliono mettere in mostra. Vediamo, insomma, se i risultati poi ci daranno ragione. A questo punto non ci sono più alibi per la squadra. Ma gli alibi non ci sono per nessuno, ma non è questo, perché sennò sembra. Però giustamente fino adesso gli errori sembrano che siano stati fatti anche solamente da mister Auteri. Io non la penso così. Tutti abbiamo sbagliato, chi ci rimette, come ho detto prima, è sempre una persona, è più facile mandare via un allenatore, anche se non ha tutte le colpe, però adesso giustamente mancano tre partite, più playoff, allenatore nuovo, i ragazzi dovranno sicuramente cercare di dare qualcosa in più. Se vinceremo il campionato avrà un contratto per la Serie B, altrimenti a fine stagione, lui ha firmato solamente da qui fino a fine stagione, se vinceremo il campionato rimarrà, se altrimenti poi ci siederemo tutti insieme e vedremo, insomma. Dopo i tre punti con la Carrarese, il Teramo ha di fatto blindato la salvezza. Il giovane difensore Angelo Ndreka è soddisfatto di essere tornato in campo domenica scorsa a distanza di un paio di mesi. Sentiamo nel servizio i dettagli. Sì, fondamentale, perché allunghiamo e siamo 6 punti sopra i play-out. E mancano 3 partite. Ci avviciniamo sempre di più all'obiettivo che ci siamo prefissati tutti quanti nello spogliatoio un paio di mesi fa, che è quello della salvezza. Chiaramente è bello, è appagante, ti fa sentire appagato, perché, come avete detto prima, ho fatto 2-3 mesi a non giocare, però non ho mai mollato, mi sono sempre allenato al 100%, sempre in attesa di una possibilità. Poi ringrazio tantissimo il mister della nazionale albanese Under 21, che mi ha chiamato 2 settimane fa, sono andato lì, ho giocato e adesso mi è stata data la possibilità anche qui, e ho cercato di mettere tutto quello che avevo in campo per aiutare la squadra a vincere la partita e a prendere 3 punti. Con una difesa a 5, col 3-4-3-3-5-2, insomma, indifferentemente, sono 10 metri più avanti. Invece con la difesa 4 ho compiti più difensivi, invece io, per tipologia di calciatore che sono, amo di più attaccare che difendere, e quindi con a 5 mi trovo molto 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 meglio. È stata un'annata che mi ha insegnato tanto. Come prima esperienza tra i professionisti ho imparato davvero tantissimo. Poi Teramo è una piazza molto molto bella, i tifosi, io a Olbia non c'ero perché ero in nazionale, ma c'erano tifosi pure a Olbia, quindi è stata un'annata da cui ho imparato tanto, ed è una piazza veramente molto 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 bella. E siamo al volley, giornataccia per l'Abba Pineto, che perde in 3 set a Fano. Resta seconda, ma ora ha l'ostacolo Grottazzolina da battere per tenere la piazza d'onore. Giovedì la Sie Cortona invece si gioca la salvezza diretta in A2. Sergio Zappalorto. Differito, come noto, a giovedì il match salvezza con il Castellana Grotte, ore 20:30 Ortona, ingresso 3 euro. La Sieco spera nei successi di Cuneo a Portoviro e Santa Croce col Siena. Potrebbe accadere di tutto. In A3 pesante rovescio di un irriconoscibile Abba Pineto a Fano. Un 3-0 schiacciante anche nei parziali e gara da confinare in un archivio. Prima possibile. Si resta secondi, ma bisognerà battere domenica nell'ultima l'inarrestabile capolista Grottazzolina. L'Altino si arrende, pur in coda un match per l'Ungheria.
lunghi tratti equilibrato alla forza e alla qualità di un Vicenza esplosivo nel terzo e quarto set. In B maschile perde di nuovo l'Alba, ma ben altro dolore affiora in casa Paglieta, che scivola sul campo dell'ultima, il Marino, sia pure nel contesto di uno scontro combattutissimo che però impedisce ai ragazzi del Presbitelli di scavalcare il Pomigliano e inserirsi nell'area verde. In B1 femminile una strepitosa Teatina cede senza la Corradetti, con una panchina cortissima e tanti problemi, al tiebreak alla capolista Perugia, che solo in rimonta dall'11-13 al 15-13 vince soffrendo. Complimenti che valgono solo un punto alle neroverdi nelle belle immagini robertiane, che avrebbero strameritato di ottenerne almeno due. In B2 il derby va, tranne un set combattuto come previsto in discesa, al Teramo, che liquida un Gada Pescara 3 ancora rimaneggiatissimo e con in campo tante under. In evidenza il trio Vivien di Diego, Mazzagatti di Carlo, ma tutta la squadra della Corzo si conferma solida. Niente da fare per la Cetias Montesilvano, che avanti per 1-0 ha poi ceduto a Bari, capo interno della Dannunziana nonostante un buon avvio con il forte Fasano. Per le nostre abruzzesi, fatta eccezione per il Teramo che resta provvisoriamente in testa, si mette male. Ad alto rischio retrocessione. Il tripode degli Special Olympics, i giochi nazionali estivi di Torino 2022, giunti alla 37esima edizione, ha fatto tappa questa mattina a Pescara, accolto da atleti e studenti in festa in Piazza Salotto. Sentiamo. La Torch Run, corsa della torcia, sta attraversando in questi giorni l'intera penisola e rappresenta l'occasione per annunciare l'arrivo di un grande evento, preparando le comunità nazionali ad accogliere gli atleti che parteciperanno all'evento di Torino 2022. In Abruzzo, dopo aver toccato lunedì 4 aprile la città dell'Aquila, la Torch Run degli Special Olympics è arrivata questa mattina a Pescara in Piazza della Rinascita, prima di approdare il 6 aprile a Sulmona. È una mattina meravigliosa, c'è il sole, c'è la gioia di questi studenti, c'è la gioia di questi atleti, sono veramente un messaggio di positività, di voglia di ripresa, la rivincita della vita in un momento storico un po' duro per tutti. Lo sport è stato sempre veicolo di pace e oggi lo deve essere ancora di più. Lo sport si fa carico di un messaggio, di un significato grandissimo in questo senso, e oggi tutti i ragazzi sono qui con questo scopo: la pace, la fratellanza, l'uguaglianza e soprattutto la voglia di ricominciare a vivere con il sorriso. Che hai raggiunto grandissimi risultati nello sport, hai vinto le medaglie olimpiche, cosa ti senti di dire a questi ragazzi? Mi sento di dire di inseguire il proprio sogno, di fare dello sport la propria compagna di vita, ma non per vincere medaglie o per raggiungere risultati, certo se quelli arrivano bene, ma per godersi il percorso, perché è quello che a distanza di anni rimane nel cuore, è quello che insegna, è quello che cambia. Quindi vivere a fondo il proprio percorso di atleti e di ragazzi e cercare di trarne il più possibile insegnamenti, come delle spugne. E con lo sport si conclude questa edizione del TG della sera, che è il TG6, che tornerà alle ore 23. Grazie per averci seguiti, arrivederci.